Allora, buongiorno, benvenute e benvenuti. Un saluto innanzitutto ai ragazzi che ringrazio di essere qui, quindi le nostre scuole, ovviamente le autorità e tutti quelli che si trovano qui vicino a noi. Questo è un giorno per noi molto importante, perché non è la retorica del ricordo, non è semplicemente perché è una data scolpita negli annali della storia criminale del nostro paese, ma serve soprattutto per far ricordare e quindi vivere a chi nel 92 non c'era, e per questo sono contento che ci sono i ragazzi, che cosa questo paese è stato in grado di fare da un punto di vista criminale. Perché oggi, 23 maggio, noi ricordiamo la strage di Capaci, 23 maggio 1992, dove le mafie fecero saltare un pezzo dell'autostrada che dall'aeroporto andava a Palermo, precisamente nello svincolo del comune di Capaci. C'è un'usanza che a me non piace di ricordare in questi momenti solamente Giovanni Falcone. Vorrei ricordare che in quella strage morirono 5 persone. Giovanni Falcone e sua moglie, che anche era magistrato, Francesca Morvillo, e 3 poliziotti che sapevano perfettamente che nello scortare Falcone molto probabilmente potevano morire da un giorno all'altro, che sono Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Altrimenti sembra che queste persone non hanno un nome e un cognome. Siccome so che significa vivere in contesti in cui la vita c'è ma un minuto dopo potrebbe non esserci, io trovo straordinariamente bello che nel nostro paese ci siano persone che dedicano la vita alle istituzioni, ed è molto forte e potente, perché purtroppo all'interno delle istituzioni ci sono persone che esattamente fanno il contrario, cioè che sono corrotte, che colludono con la mafia, e il paese a distanza di 92, 27 anni non conosce ancora fino in fondo la verità sulle stragi. Che democrazia siamo? Che repubblica siamo se non abbiamo la forza, il coraggio e la capacità di capire le convergenze parallele che portarono alla strage di Capaci e il 19 luglio del 1992 alla strage di Via D'Amelio? E quel che è ancora più grave è che magistrati, poliziotti, carabinieri, finanzieri, donne e uomini dello Stato che da anni stanno cercando la verità fino in fondo vengono quotidianamente ostacolati. Pensiamo a quello che ha dovuto sopportare finora un magistrato coraggioso della nostra Repubblica, che è Nino Di Matteo, ostacolato non tanto dalla mafia con la coppola e con la lupara, ma da chi sta dentro lo Stato, le istituzioni e la politica. Allora, per me queste giornate hanno un senso se continuiamo a lottare su quella che è la vera emergenza del nostro paese, che è la mafia e le corruzioni. Quindi io così lo interpreto il ricordo del 23 maggio. Entrai in magistratura avendo come punti di riferimento soprattutto persone come Falcone e Borsellino, e nella vita, loro non lo sanno perché li ho, come dire, conosciuti di sguincio, ma loro non lo sanno, ma sanno che tanta gente oggi vive, agisce, si muove, ha ideali, alimenta quelle battaglie grazie al loro esempio. Questo significa la memoria, questo significa il ricordo, cioè lottare per la liberazione. In questo caso la liberazione dalle mafie e dalla corruzione. Grazie.